e mentre lo conducevano in prigione... Una favola antica riadattata ai giorni nostri, quella di un simpatico ladruncolo che vive per le strade della fantastica città di Agrabah, di una splendida principessa di nome Jasmine e di un genio stravagante che viene fuori da una lampada. È la storia di Aladdin, protagonista di uno dei più celebri racconti delle Mille e Una Notte, più volte riadattato per il cinema e la TV. Le sue avventure sono state portate in scena questa mattina dalla compagnia Dalla Luna Musical Theater guidata da Michele Marmo per un pubblico davvero speciale, quello dei piccoli alunni dell'Istituto Comprensivo di Amici di San Ferdinando di Puglia, attraverso le letture animate di Angelo Gaglione, Antonella Liso e Serena Esposito. Uno spettacolo tra parole, musica e magia che parla di amore, amicizia e di sogni che si realizzano. Il messaggio che stiamo mandando di Aladdin è un messaggio che per la generazione di oggi, insomma, è molto molto importante. Parla di un povero alla fine, come può essere chiunque, di un povero che si riscatta. Quindi la forza di riscattarsi, la forza di non mollare mai e poi alla fine, insomma, anche con l'aiuto un po' della fortuna, del genio che in questo caso diciamo, abbiamo a disposizione, riusciamo tutti quanti a diciamo, raggiungere esatto il nostro obiettivo. Lo spettacolo è stato organizzato in occasione della settimana dedicata alla lettura, pensata con l'obiettivo di far avvicinare i più piccoli al mondo dei libri e far scoprire loro i differenti modi possibili di vivere un racconto. La storia di Aladdin, questo bellissimo spettacolo quindi musicale, completa proprio la settimana con l'obiettivo di far capire, quindi avvicinare i bambini, gli alunni, a che cosa, cioè alle diverse modalità di racconto. Non ce n'è solo una, c'è la tipologia della poesia, c'è la tipologia del racconto, c'è la favola e poi alla fine c'è il musical che racconta accompagnata dalla musica, quindi musica e parole per far capire come ci sono tante possibilità. E credere ancora nella fantasia, nei sogni, perché la lettura non è altro che questo, sognare e magari mettere un po' da parte tutte queste tecnologie che li stanno un attimino robotizzando. Noi siamo, come dire, quelli della vecchia guardia che crediamo ancora nelle favole e nelle letture, quindi leggete bambini!